cambio di denominazione sociale con l'aggiunta in grande del nome Avellino, come avevamo già sottolineato ieri, ma non è questa l'unica novità in casa Sandro Abate. Secondo indiscrezioni emerse, i lupi del calcio a 5 potrebbero coesistere il palazzetto con la Sidica Avellino ed utilizzare il Del Mauro per le gare interne, ovviamente svolgendo i lavori per permettere anche al futsal di poter usufruire del quartier generale della Scandone. Sembrerebbe questo un primo vero passo concreto verso la creazione della tanto sognata polisportiva. Infatti il gruppo Abate potrebbe sponsorizzare l'US Avellino. Nel frattempo in casa Sandro Abate si lavora anche per il riassetto societario e nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità con la nomina di nuove cariche. Previsto anche un incontro con il neo sindaco di Avellino Gianluca Festa.